Benvenuti a tutti. Oggi è giovedì, 8 settembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Acidi come una spremuta di limone. Che acidità stamattina e non nel vostro stomaco ma nelle vostre parole, anzi nei grugni con cui rispondete alle sollecitazioni altrui. Poverini, le vostre buone ragioni le avete anche voi, sotto tiro di Mercurio e di Giove in quadratura al vostro segno e delusi da una gara o magari anche da un progetto che sembrava già pronto sulla rampa di lancio e invece è ancora lì con Marte ancora bloccato nelle retrovie. Nessuna speranza che la situazione migliori col passare delle ore, tanto vale rassegnarsi alla prospettiva dell'attesa. Investimenti finalizzati a un acquisto immobiliare, finalmente avete adocchiato la casa dei vostri sogni. Resta solo da capire se le banche, allarmate dalla crisi in atto, vi concederanno ancora mutui a tassi di interessi accettabili. La coppia e l'amore appaiono stabili e fortificati. Anche se apparentemente ci sono piccole crepe, l'edificio è al sicuro e ben solido. Solo i progetti potrebbero essere ritardati da una certa noia e monotonia che potrebbe attraversare la coppia che però resterà solida. Inviti di amici a feste, inviti da parenti, cene, pranzi, colazioni possono allietare la coppia. I single avranno molto da fare partecipando a feste e cerimonie, le conoscenze potrebbero esserci ma non esaltanti. In ogni caso metteranno tanto impegno nel consolidare la loro immagine che costituirà una profonda attrattiva in seguito. Vi dedicherete ai lavori manuali, non c'è niente di più distensivo che liberare la mente da pensieri e preoccupazioni. A partire dal primo pomeriggio potreste avere l'occasione giusta per conoscere persone interessanti che vi saranno molto utili in futuro sia professionalmente, sia per il lavoro e, perché no, per avviare qualche nuova attività. Inutile stare sempre sulla difensiva con il partner. Fategli qualche concessione e cercate di instaurare un clima più sereno e collaborativo. Successi personali e professionali. Sorridi, sii positivo ed atti da fare. Qualche piccola noia e qualche grattacapo in arrivo, soprattutto in amore. Cercate di risolvere presto. Oggi potreste ricevere dei messaggi o delle telefonate davvero interessanti, Giove e Mercurio sono favorevoli a qualche cambiamento nella vostra vita. Amore e amicizia oggi vi sorridono, approfittatene e rendetevi disponibili ed aperti a qualunque tipo di serata. È un periodo in cui divertirvi e distrarvi vi farà sicuramente bene. Abbiate cura di più della vostra persona e non trascuratevi. In serata, possibilmente, girate per la città e godetevi una sana passeggiata da soli. Scoprirete la magia di vivere. Oggi tenetevi ben stretto quello che avete guadagnato e non sperperate assolutamente, l'economia di oggi sarà il frutto di domani. Non siate distratte e superficiali nel vostro lavoro, potreste commettere più danni di quanto immaginiate. Evidentemente in questi giorni avete preferito altro o l'impegno sul luogo di lavoro, e questo è il risultato. Non provocate gelosie o rotture drastiche in amore se appartenete alla seconda decade. Rapporti interpersonali piuttosto difficili nella giornata di oggi, cercate di evitare gli scontri diretti col partner, limitate gli attriti. Vi piace assaporare tutti i piaceri dell'esistenza e, a maggior ragione nei momenti di stacco dalla routine quotidiana. Il team Giove-Mercurio, per voi contrario e dal segno deputato al self-control, la bilancia è per contrasto dall'impetuoso Ariete, però, vi raccomanda di non abusare nelle follie gastronomiche cui potete andare soggetti. Lontani dalla opposizione della Luna si vive meglio e quindi mercoledì e giovedì sono giornate più efficaci. I sentimenti sembrano un pochino più appagati. Voi siete una persona sicura però in questi giorni avete bisogno di avere a fianco qualcuno che vi conforti. Nelle relazioni con alcuni segni zodiacali c'è stato un po' di maretta, per esempio attenzione ai gemelli. Le vostre regole potrebbero essere piuttosto stringenti per alcune persone, pertanto non prendete vela se non saranno tutti entusiasti di mettersi in gioco, avranno bisogno di un po' di tempo. Provate a dare delle indicazioni più rassicuranti a tutti coloro che vi sono intorno e che hanno bisogno di essere inclusi nel vostro progetto, in modo da non spaventare troppo e metterli a proprio agio.
Stanchezza, da quando Marte sonnecchia in dodicesima casa ogni mattina alzarsi dal letto è un'impresa. Preferireste stare a letto a dormicchiare, sognare, poltrire fino a mezzogiorno, e magari farci anche colazione, con il vassoio sulle ginocchia. O meglio un brunch. Fantasie, di giovedì bisogna alzarsi e andare al lavoro, ecco l'imperativo del vostro capo, alias Giove gentile ma fermo, allo zenith in quadratura. Quanto alla vostra bella cassetta, impreziosita da quadri e ninnoli, ve la godrete stasera al rientro, ponendo le gambe sotto al tavolo per gustare i manicaretti preparati dalla vostra dolce metà. Amore ed Eros. Dal partner non ottenete le risposte che vi sareste aspettati e magari arrivate anche ad ammettere che non vi ama come voi lo amate, o meglio come vorreste che vi amasse. Vero, ma in amore bisogna fare un distinguo tra le aspettative e le fantasie da un lato e la realtà dall'altro, non si può pretendere quello che l'altro non può dare e tanto meno sperare che cambi. Cari Cancro, Venere favorevole in queste ore di inizio settembre, è importante coltivare un amore in questo momento. Per quanto riguarda il lavoro, chi ha un'attività cercherà di formare un nuovo gruppo. Forse è in caso di non prendersela troppo se qualcosa non va come vorreste. Una foga d'amore è alle porte. Una dichiarazione del partner vi aprirà gli occhi. Chi è alla ricerca di una storia nuova sarà favorito dalle stelle. Previsti incontri piacevoli anche con amici. Non fate mancare nulla alla persona amata, provvedendo a ogni suo più piccolo desiderio, che per voi diventa vero ordine. Sappiate aspettare per vedere momenti ancora più intensi e di sentimento corrisposto, il cielo è orientato in questa direzione. Venere, bella dall'amica Vergine, fa sì che questa dedizione vi venga ampiamente ricambiata e vi riempia il cuore di soddisfazione autentica. I cancerini single sappiano guardarsi bene attorno in questo periodo, perché sta arrivando un incontro davvero memorabile che cambierà totalmente la loro vita, in special modo se sono nati tra il 7 e il 12 di luglio. Lavoro e denaro? La mente è un turbine di idee e questa volta sentite di procedere nella giusta direzione, tuttavia nulla si realizza nell'immediato. Mancano i fondi e le forze in gioco con cui mettere in pista un progetto e farlo funzionare. Da soli non potete pensare troppo in grande, commisurate alle attuali potenzialità. Abbiate pazienza. I disegni celesti che ora vi ostacolano, fra non molto miglioreranno. Cerca di mantenere intatta la sicurezza nelle vostre capacità lavorative e tutto si sistemerà senza che facciate granché. Riuscite abilmente a disimpegnarvi da un gravoso compito lavorativo, se svolgete la libera professione. Farete appello a un'intuizione quasi magica, che Nettuno vi amplifica, per capire, in anticipo, quel che vi viene proposto. Questa ipotesi previsionale si renderà più centrata ed evidente se festeggiate il vostro compleanno nella seconda e terza decade. Benessere. Allo specchio vi vedete grassottelli e bruttini. La vostra fantasia non lavora solo in positivo, tende anche a negativizzare, buttandovi giù. Emozioni fuori controllo, uno smacco amoroso contribuisce ad alimentare il disagio. In ogni caso pelle e apparato digerente hanno bisogno di un aiutino. L'energia planetaria rende la tua mente intelligente e più vigile del solito. Potresti trarre beneficio da un po' di sano buon senso. Segui le tue migliori intenzioni quando si tratta del tuo benessere fisico ed emotivo. Per lei, indisposizione in via di superamento, piuttosto che rovinarvi la serata, ingurgitate decotti e preparati erboristici a go-go, funzionano. Per lui, fissati con una donna che non vi corrisponde e forse nemmeno vi somiglia, vero che gli opposti si attraggono, ma regalano anche brutte facciate. Colore delle emozioni, verde marcio. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 6. Finanze, 7. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.